Allora, sono Marcus Crone, signore e signori, bentrovati in una nuova puntata delle Sosocraft 3 in the Sky. Nell'ultima puntata abbiamo fatto la spada dell'Ugosmo, che è questa qua, è proprio a Cusci, che one shot il Wither, e one shot, non so se lo sapete, anche un admin in Creative. C'è un tizio in Creative, lo one shot, è fantastica, va bene, d'accordo. Abbiamo ucciso il Wither, l'abbiamo inscatolettato, l'abbiamo messo dentro la cage, e adesso stiamo farmando le Little Star Essence, eccole qua. Abbiamo preso le stelle iridescenti fatte con l'Astral, le abbiamo compressate con la miniaturizzazione e abbiamo ottenuto le cosine della Industrial Foregoin. Ed ecco qui, signori, una cosa meravigliosa. Mentre avevamo chiuso la puntata, un ragazzo fa: Marcus, guarda che non ti serve spammare tanti Dissolution Chamber per ogni Recipe, come tra l'altro avevamo fatto in passato in altri pacchetti, ma ci hanno detto la Refined riesce a metterci tutti i crafting senza problemi in uno solo, basta che il liquido sia lo stesso. Quindi noi possiamo metterci tutti i crafting con il Limited Starlight che otteniamo così, e non si impalla, regà, non dobbiamo spammare cioè questo suggerimento è fantastico. Quindi adesso con questi crafting qui, ok, noi possiamo creare direttamente nella Distortion Chamber le Iridian Star, senza passare di là, ma da zero, senza neanche farla a mano. Le Shifting Star così, il Luminum così, e quelle altre, non lo so. L'unico problema sono le polverine. Le polverine che per adesso le ho fatte a mano. Perché? Perché si fanno solo con o con il Crusher della Mechanism. Mi sono perso, adesso mi riprendo, eccomi qui. Oppure con la Solidification Chamber che facciamo proprio in questa puntata. Quindi, se mi dovessero servire, vedete, io ho soltanto qua 3 Iridian Star, me ne servono, facciamo 10, facciamo 13. Raga, queste sono Shifting, velocizziamo un pochino, ancora di più, sta facendo tutte le Shifting che servono. Adesso sta facendo le Irradiant, cioè bellissimo, potentissimo tra l'altro, perché cioè, wow. Certo, ovviamente qualcuno può dire ma ti devi aspettare il tempo che devi aspettare. Sì, ma è mille volte meglio considerando il costo di spammare questi cicci. Mettiamoci questo, fantastico raga, ha fatto quello che abbiamo fatto in 3-4 puntate, ce l'abbiamo già. Ma c'è di meglio, esatto, miei cari, per andare a toglierci un'altra rogna, ovvero la miniaturizzazione, io voglio fare questo crafting qui. Scusate, non questo, mi sono perso. Voglio fare il Pitti, voglio autocraftare il Pitti, che come potete vedere è facilissimo, serve lo spruce e la cobblestone, cioè serve legno e cobblestone, ma ci serve l'isothermal fluid, che è una roba tutta custom che ha fatto il creatore di questo modpack, come gli isothermal cccc. Quindi oggi, boys, andiamo a vedere un po' questo strano mondo. Per fare l'isothermal ci serve una centrifuga e metterci dentro un water bloce. Il water bloce o lo facciamo con il multiservo e il dirt, oppure con lo squeezer, però ci dà anche l'acqua e questo è al 50%. Qui invece no, è al 50% pure qua. Alternativamente, right click e basta. Però to create water, attenzione, no. Ok, allora no, ci serve un metodo per generare la terra. A questo punto io direi di tirare in ballo i semi, perché abbiamo sbloccato con la Nether Star l'Ultra Hopper Bonsai Pot. Vi ricordate che abbiamo detto vediamo di fare il reattore nucleare perché abbiamo poca corrente? Bene, guardate qui, sono pieno di grafite, perché questo mi produce il legno direttamente, e cioè è una bomba, mi fa 8 pezzi, tipo una roba atomica. Quindi andiamo a creare il seme della dirt. Eccolo qua, dirt essence, dirt seed. Si fa abbastanza facile e vuole l'Inferium Seed, quindi prendiamo il Prosperity
L'inferium, scusate, l'inferium lo otteniamo dalla nostra farm, ma l'ho messo anche un semafando, infatti eccoli qui. E poi, vabbè, la dirt, la dirt. Io ho la dirt essence, è vero, però voglio farlo a parte, ok? Quindi mettiamo questo. In realtà possiamo metterli a caso. E poi abbiamo bisogno di una lavola. 3, 2, 1. Voilà. Signori, il nostro primo seme è la terra. Ci sta? Ah, buono. Pa-pam! Abbiamo il siddone. Vediamo quanto va veloce. E facciamo una correlazione tra i botany pot. Allora, io ho il pot normale che è questo. Mi va a cuocere la cosa, quindi ci metto un po'. E poi c'ho l'ultra potter. Potter! È anche hopper? Sì, questo qui non lo è, però chi se ne frega. Perfetto, allora, normalmente... Ah, una cosa, non gli piace. Non gli piace la terra. Lui vuole il terreno... Come si chiama la... Farmland. Lui vuole la farmland di questo qui, del tipo della Mysticraft. Quindi dobbiamo una OI che non si rompe. Non ce l'ho. Vabbè, facciamone un pochino. Facciamo così. E poi dobbiamo renderla, trasformarla così. Allora, mettiamo l'Inferium. Molto bene, molto bene. Allora, quello normale, 47 secondi per una essenza. Non buono. 7 secondi. Ah, bello. Bello. Molto bene. Quindi, visto che è un hopper, ci possiamo mettere sotto un crusher e un crafter, ok? Mamma mia, kinda hopper, raga, cioè, davvero, davvero. E ci possiamo mettere il crusher, abbiamo il terreno. Ora mi devo soltanto ricordare. Ah, voglio specificare perché molti non hanno capito. Questo qui non ti genera il water droplet. Ti dice che se clicchi col water droplet su un water blush ti dà l'acqua. È all'inizio come abbiamo ottenuto l'acqua. Quindi non c'entra niente con quello che vogliamo. Vogliamo questo, multiservo, multipass. Mm-hmm. Ce l'ho un multiservo che mi avanza. Ce l'ho? Non ce l'ho. Vabbè, lo famo. Multi servo. Che bello, raga, che bello. Che bello. Mi sa che mi espando. Mi espando di qua. Sì, dai, ci sta. Perché non mi va di andare sotto. Oppure faccio un'altra linea. Sì, perché qui è tutto autocrafting, boys. Ci prendiamo questa linea qui. Allora, pippe, le passiamo qui sotto e poi vediamo dove mettere. Che cazzo? Ah! Ma che cazzo era? Ma che cazzo? Mi sono cagato! Raga, ma era Aerobrine! Oh no! Mo' arriva il discepolo e ci fa 800 video! Buonasera ragazzi, abbiamo trovato un'entità nascosta dentro Minecraft. Ecco, questo seed è molto particolare. Ma cosa era? Allora, in realtà, l'altro giorno in chat un ragazzo ci ha detto: Marcus, nel mio mondo c'è uno spettro. Quindi io sapevo che poteva comparire una cosa del genere, ma l'audio io non l'ho mai sentito, mi sono cagato. Cioè, ma che è? Aiuto, che paura. Va bene. D'accordo. Magari qui vi faccio un passaggino, così possiamo evitare. Facciamo così. Molto bene, molto bene. Mezzeca.
Ma quanti cavi sotto? Che bello, regà. Posso dirvi uno dei motivi per cui guardate che figo. A me ste cose che passano i cavi mi piacciono tantissimo. Bene. Allora, multiservo, multipath. Multiservo, multiservo. Lo mettiamo acá e gli diciamo di prendere coattamente le cosine. Del... No... Ah! Boh, se mi risuccede mi cago sotto, eh. Ve lo dico. Ma porca. Non c'è un modo per togliere tutta sta roba. Oh, ma proprio quello pieno, pieno, pieno ho preso. Dov'è l'airbot? Eccolo. Voilà. Ci mettiamo queste. Così e così. Perfetto. Togliamo quest'altro. Un po' di stick che non fanno mai male. Le buttiamo dentro. Bene. Oh, sei! Porca troia! Sei di e... Sei? Oh! Così. Fantastico. Allora, prendiamo, velocizziamo l'affare. Perché ne vogliamo tante. È veloce, è moderatamente veloce, devo essere sincero. Poi dobbiamo, vedi? C'è un mapperò, perché a noi ci serve questo, giusto? Quindi a sto punto non facciamo questo. Quant'è bella sta modularità, ragazzi. Ma gli diciamo, prendi e poi rimetti. Così lui me lo rimette qua dentro e con quest'altro facciamo il blocco. Regà, fantastico. E non mi prende... Ah, oh, ma è bellissimo, ma è meraviglioso. Tiè, così, fantastico. Qualcuno mi chiede di mettere una farmland superiore. No, non ci serve, raga. Cioè, davvero, non ci serve. Se ci servirà, dobbiamo fare i crafting per aumentare il tipo. Perché noi abbiamo l'Inferium Essence. Dobbiamo fare i crafting con le gemme, eccole qui, per aumentare il tipo e ottenere il Supremium, l'Insanium. Potremmo metterli in autocrafting, adesso ci penso. Però prima andiamo avanti. Tasto destro, centrifugal separator. Centrifugal... Ciao, questa? Me la rubo. La Madonna, Grunet! Ma che è, regà? Ma scusa, ma che paura! Ma chi è quel matto che fa sta roba? Ma pensa tu, io sto con voi e parlo, ma pensa che stai da solo nel cuore della notte, stai così, ti viene inciuppare e muori. Porca zozza. Dobbiamo togliere giustamente i Dirt Seed. Mannaggia. Ma poi questo ci perseguita così, ma che abbiamo fatto a sta povera anima dannata? Scusate. Era una bella pipa. E l'upgrade col diamantone. Tra l'altro adesso possiamo fare gli upgrade di Netherite. Ogni notte mi perseguita. Ma io che gli ho fatto? Ma perché proprio adesso? Cioè, nel senso... Okidoki. Vabbè. La mod della tomba? Sì, è della Coral Mod. Però, cioè... Ah, mi ha inculato le... Battin, Satana! Padre Maron! Ma che cazzo? Opla, d'accordo. Allora, noi gli diciamo... Prendi. Ed ecco qui le nostre pozioni. Abbiamo l'isoterma al zero e l'isoterma all'H, che sarà ossigeno e idrogeno, regà. Cioè, vado proprio a... Con l'isoterma dobbiamo fare questo giro di Peppe qui. Mentre con l'isotermal, no, con l'isotermal H dobbiamo nel pyrolyzer fare l'acquetta qua, il liquido. Fammi pensare come facciamo a fare le cose. Devo dire che questo modpack ti sta facendo utilizzare degli strumenti della meccanismo, cioè della meccanismo, della cosa che prima davvero non usavi, raga, perché chi cazzo l'ha mai usati questi? Potresti prenderli? Non li prendi? Li stai prendendo? Li sta prendendo. Ok. Ok, d'accordo. Una volta fatto questo qui, dobbiamo fare tutti questi giri di Peppe e nell'alchemical imbuer ci dobbiamo mettere entrambi. Quindi mi serve un crafter.
Crafters, che spero non abbia... Ah, ok. Voilà. E voilà. State notando che dico voilà invece di... di opla? Voilà. Bene. Questo gli facciamo prendere da sinistra e lui lo manda. Stai mandando? L'ha mandato, molto bene. Facciamo invece prendere anche da di qua. Minchia, tutto sto casino che è incredibile. No, sì, aspetta, no, scusa, no, fe, no, sì, scusate, c'ho avuto un attimo mancamento. Perfect. Gli diciamo, tiralo fuori, e se ti dice sì, tiralo fuori, dove lo metteresti? Lo metteresti qui? Com'era? Ah, così? Era così? Però lo mettiamo interno, prodotto interno lordo, e poi rifacciamo così. E voilà! Quindi qui dentro entra il signore, abbiamo listato l'arma fluida! Pa 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 opla opla la na 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 na. Prendiamo una tanchina perché mi piace stoccarmeli i miei liquidozzi. Loak non scorre a fiumi nelle casse del tesoro, mio signore, perché li uso per fare i picconi. Eccoci qua, me le faccio un po' perché gli porta, eh? Questa tanchina della Siglic non è per niente OP. Non ho finito Glass, Glass, molto bene. Thank you, thank you. Mi chiedono perché non faccio l'Ender Tank. La risposta è che preferisco sapere che ne stiamo facendo 64 millibugget e qui rimangono e gliela faccio vedere con un external storage. Ora, la domanda in realtà, scusate, è ci facciamo altro? No, solo questo. E quindi forse non ci serve questo Andrio qua. Perché, boys, andiamo a prendere una Dissolution Chamber. Prendiamo una Gear, non di Tid, come vi ho abituato male. Perfetto. Prendiamo dei Bucket. Facciamone un pochino, intanto costano poco. E abbiamo un'altra Dissolution Chamber, che la mettiamo a chi? Perfetto. Questa ha bisogno di un Crafter. Giustamente. Mi piace da sopra, che vedo, guardati. Okidoki. E come glielo mando? Come glielo mando? Come glielo mando? Facciamo il contrario. Facciamo il contrario, facciamo da sopra. Molto bene. Bene, molto bene. E adde qua. Aspetta, però dove ci metto poi il coso che lo metto, che lo prendi il cane, che lo metti dentro il coso che te lo prende? Mm? Eh? Non ci hai pensato, eh? Dovremmo fare un sacrificio, immagino. Cables. Import. Butta qua dentro. Ma possiamo tirare su, dai. Tiriamo su, tiriamo su. Quasi quasi passo giù. Passo giù. Lo faccio? Non lo faccio? Voi lo fareste? Io lo faccio. Lo faccio. Opla. No, ho detto opla. Giusto, giusto. Qualcuno mi dice, mi ha suggerito, fai un requester. Olle. Maledetti, ho detto opla. A quanto sta l'opla counter? Quindi, amici miei, non resta altro che prendere le belle pippe di questo. Questo che fa, è lui che fa il fluido. Exit. E ci siamo. Ci siamo? Isothermal. Ho rotto questo, quindi potrei anche fare così, che fa così, che lo manda di qui. E se ci mettiamo un... Ah, non posso. Stavo a pensare fuori. Non c'è, non c'è. Allora, vi ricordate tutto il casino? Voglio ricapitolarlo per voi.
fai l'Astral, fai tutti i crafting dell'Astral, fai la Shifting Star, fai l'Irradiant Star, ne fai i 5, prendi tonnellate di legno e cobblestone, costruisci questa struttura qui, ci butti la Shifting Star e ottieni la Pitti Machine Frame. Ci siete? Bene. Questo era due puntate fa? Una puntata fa? Io continuo a ribadirlo. Questa è la meraviglia di Minecraft moddato, raga. Vorrei una Pitti. Grazie. Cioè, wow, davvero wow, davvero atomico, atomicissimo. Devo sbranciare questa, avete ragione, amici. Figata. Allora, qui stanno facendo le cose, qui vedo che è tutto equilibrato, il Dirt Seed non me lo prende. C'è anche il problema dell'essenza, però. Perché non me lo prende il Dirt Seed? Ora capisco perché non me lo prende, me lo prende? No. Se tu me lo potessi prendere sarebbe bello, se me lo prendi. Ah, perché non stai in export, non stai in export, raga, giusto? Cioè, questa roba qui lui la prende se sta qua dentro e la butta via. Vabbè, siamo pure di sti cazzi, diciamolo per il momento, diciamocelo, mi piace ogni tanto dire sti cazzi. Però sono curioso di vedere le farmland di livello superiori, perché abbassano la velocità. Dovrebbero abbassare la velocità. Meno 40, 54 secondi è quella sta a 7. Quanto la abbassa? Quanto sta? Qualcuno dice no, no, non è vero che stai dicendo una cappellata. Andiamo a controllare se è vero. Dicono, però devo boostare questo. Dicono. Ma mo i semi non mescolano più. Non c'è l'ore. Quando usciranno i semi controlleremo, che vi devo dire. Dicono che bisogna filtrare la trash can. Non mi pare, Non mi pare, perché il trash can, se non metti i filtri, lui mi accetta tutto. Infatti prima mi ha manculato tutte cose, quindi boh, vabbè. Per farlo però, vi dicevo, abbiamo bisogno delle istanze superiori. Le istanze superiori, come al solito, si fanno con i crafting concatenati. Ma abbiamo la refined. Abbiamo la refined. Ergo, iniziamo da essence, da questa, dall'inferium, e la facciamo diventare prudentium. Ah no, aspetta, sì, è bello la cosa. Ci serve l'infusion crystals, che ha però 1000 usi. Sapete che succede? Succede che la refined vorrà 1000 infusion crystal, quindi non ci conviene farla. Dobbiamo fare quello con usi illimitati, che è questo. A meno che, togliendo l'esatto, lui non abbia, cioè la refined non si sia tipo digievoluta. Però niente coste, proviamo, vediamo un po'. Supremium, ne vorrei 4. To craft 340, porca zozza, no, decisamente no, boys. Facciamo un crafter di livello 3. La crafting table ero convinto di averne fatte 700.000, però vabbè. Dicevo, facciamo un crafter di livello 3 e facciamo in questa maniera qui. Si ritorna alla gara RF Tools, esatto. Andiamo a mettere questi crafting qui. Questi li tolgo. Andiamo a fare un infusion. Quella normale, come si fa? Eccola qui. Ne facciamo 4. Beh, non lo so se va bene. E poi prendiamo tutta la nostra Inferium Essence e un bel exporter avanzato. Stack upgrade. Speed upgrade.
e la si butta qua dentro. Accettiamo questo, questo e questo. Non so quanto vada più veloce l'Advanced Exporter, ma so che va più veloce, tanto mi basta. Perfetto. Oh, fermate. Ok. Ci abbiamo messo un pochino perché bisogna creare lo spazio interno, però ci siamo. Quindi, diamogli un'altra bottarella di cicci. Eccoli qui. Sta andando. Già ci ha fatto due di questi? Mi scordo di mettergli esterno e il crafting però deve rimanere. No, abbiamo 25 di su premium, raga. Minchia, di già. Fantastico. Quindi posso fare la Master Infusion. A meno che... No, posso farla. Let's go. La Master Infusion, raga, ci risolve tutte queste problematiche. No, scusate. Ok. Ci siamo, cazzo. Quindi questo possiamo licenziarlo in realtà. Giusto? Lo buttiamo qua dentro e andiamo a rifare le stesse pattern, ma con questa, a questo punto. Quindi, adesso lo vede, gli metto esatto, non so se mi cambia qualche cosa, ma voglio che sia così, e poi c'è questo. Ok, poi c'è questo. In realtà possiamo fare anche l'insanium, raga, eh? Qualcuno dice che la Refined non sarà così intelligente. Vediamo. Vediamo. Il fantasma. The Phantom of the Opera. Mi sa che ci avete ragione, raga. Mettiamo il cristallo dentro, ma comunque lui secondo me ne vuole 8140. No, raga, non va bene. Dobbiamo mandarli direttamente a fare e poi li dobbiamo scraftare, al contrario, decraftare, ovvero gli dobbiamo dire alla Refined come fare questo. Allora, boys, ecco qua. Abbiamo convertito tutto quanto con la Master, quindi meno problemi, e stiamo producendo Insanium. Non capisco perché, però l'importer non me lo prende. No, me lo prende, è solo un po' lento. Quindi adesso prendiamo le nostre pattern e le cambiamo al contrario. Facciamo che con l'Insanium... Porco di... Vattene! Satanasso! Facciamo... che paura. Quindi abbiamo i crafting al contrario. Ma perché il suo fantasma solo adesso esce? Non capisco quello, capito? Vediamo se l'Inferium l'essence è finita. Mezzica, raga, è finita. Vabbè, però adesso dovremmo avere tutto convertito in Insanium. 29 di Insanium, non male. Beh, bene, ma non benissimo, perché non so se ve lo ricordate, nell'ultima puntata abbiamo fatto anche l'Infinity Range Upgrade, però come potete vedere ci consuma troppo, siamo dei poveracci, raga, per quanto riguarda l'energia. Quindi adesso che ho l'Insanium voglio provare a fare con voi Insanium Farmland e vedere se posso migliorare la produzione di Inferior Essence. Vi ricordo che in questa versione non ci sono... Dove stanno? Dove ho messo? Fra? Dove ho messo Inferior? Arbe? Eccoli. Come potete vedere, per fare un Inferior Crop, cioè un Inferior Crop per crescere, ci mette 7 secondi, che manco so pochi, eh? Però, quanto ci mette con questo? 5 secondi, quindi il tempo non è un assoluto, è un relativo. Non conviene così tanto, eh?
non conviene così tanto. Qualcuno sostiene che i miei cavi non sono upgradati, ma in realtà la verità è che lo sono. Aspettate che vado qua fuori. Come potete vedere, c'hanno tutti l'uscita da 8000. Questi qui producono 512 RF su tick. Sono le versioni che voi non avete visto, però trovo molto noioso farle. Quindi, dopo la batteria, abbiamo un cavo di diamante, credo, che porta 32000 RF su tick. Quindi, ragazzi, non è un problema di batteria, non è un problema di trasferimento, ma è un problema di generazione. Proprio di quanto sta consumando. Perché nel momento in cui lo metto, lui mi muore. Semplicemente. Mi muore, fine, stop. Dice che non ha 5000 RF su tick. Perché non li abbiamo. Non li abbiamo, li stiamo usando dappertutto. Considerate che questi maxati che stanno funzionando, tipo uno, mi consuma 320 su RF su tick. Ok? Bene. Bene. Quindi potremmo spammare delle cose come fanno gli americani, i miei colleghi americani, potremmo dedicarci a rimanere così, ma noi non ci accontentiamo, cerchiamo di distinguerci in qualche maniera. Alla fine siamo quelli che abbiamo riempito una batteria irriempibile. Dunque, togliamo tutto questo e andiamo a fare, a vedere la Bigger Reactor, raga. Bigger Reactor che, come vi dicevo, ho fatto già, ne ho fatto già un botto di grafite. Bat, c'è un bat. Intanto mi faccio, mi crafto questa. Voilà. Bat, c'è un bat. Per fare il reactor terminal serve entrare un attimino più pesantemente a gamba tesa. Che è davvero una roba tosta, ok? Però 341 grafite block dovremmo poterli fare, no? 341. La risposta è col quarzo. Missing 1 e 3. Me coglioni, direbbe Mario. Ci serve un upgradino. Ci serve più di un upgrade. Fortunatamente questi macchinari erano veloci, quindi li chiappiamo subito. E dobbiamo farlo, direi, albero di... Vabbè, facciamo maxato e sti cavoli. Minchia, raga, comunque sta serie... Cioè, pensi di stare bene. E poi a un certo punto capisci che hai davvero, davvero poca roba. Ok, come potete vedere, sì, va veloce, ma la corrente 320 per 8 non ce la fa. Il problema qual è? È che non è finito qui il problema, la complicazione. È che per fare questo devi buttarci dentro la flux controller, il flux controller, che si fa con 198 flux control, flux on block, flux block, scusate, non so più parlare oggi. Cioè, sei serio? Sei serio? Va bene. E 90 di grafite, giusto? No, 98 di black iron. Fermi. Il black iron è grafite dust e iron. Fortunatamente l'ho messo a fando. Quindi andiamo a prendere questo. E poi facciamo... Regà, c'è una roba assurda sti crafting. Sono davvero paxurdi. Vediamo un po' se possiamo farli. Black iron block ce ne servono, erano 98. Madonnina frigorifera. Inoltre la flux, beh, la flux ci potrebbe servire per evitare di andare in giro con i cavi marci. Quindi tecnicamente noi di questi ne vogliamo due, raga. Però io voglio il reattore in questa puntata. Andiamo a fare... Ah no, l'avevo già messo, che bravo che sono. Andiamo a vedere quanti flux block posso fare. Ne servivano, ho paura, ne servivano 198. Allora, ci serve l'ossidiana e le isovender. Le isovender le possiamo fare.
non è un problema. L'ossidiana invece abbiamo un problema, ragazzi, perché per fare l'ossidiana non abbiamo un metodo come l'impianto crea tutto, quindi dobbiamo decidere... Ah no! Oh, me l'ero scordato! Non ci serve più! Volevo fare il coso, come si chiama? Questo che mi solidifica con la lava, ma ci stanno i semi OP! Per questo giro i semi non mi dispiacciono, eh? Obsidiana... Ce ne ho 300, giovani e forti. Ci serviva il... No, questa è refined ossidiana. Ci serviva il tertium. Ma esiste il tertium? Io non ho mai nominato il tertium. E voilà, eccolo qui. E poi il solito siddino classico suo. Questo qui, ne facciamo uno stack e via. Sbarabem. Sbarasbram, sbarasbrum e parapef, li metto così perché sono più bellini. Signori, seme di ossidiana incoming. Grazie, molto grazie, molto gentile. Andiamo a fare un altro crafter, no scusate, botany pot. Vorrei l'ultra hopper botany pot, grazie, molto gentleman. Perché non usa questo? Ehi, semi di melone, non ce l'abbiamo, eccolo qui. Thank you. E vabbè, ma usiamo l'Inferium Grassland, non mi va di sprecare quelli, sono tantissimi dei CCCC, sono molti, molti, molti. Qui, per adesso, e solo per adesso, tra l'altro mi pare che vadano male, non vadano bene con i cosi, con i drawer, raga. C'è questo problema. Quindi facciamo una cosa. Facciamo una cosa brutta, ma... brutta. No. Yes. Bene, molto bene. Quanti secondi? Giusto. Giusto. Il seme di un certo livello vuole la farmland di un certo livello. Mi sembra un discorso accettabile. Venti secondini. Quindi 20 guardie carcerarie. Se io le sbusto a cannone. E se faccio così. 8. Niente male. Davvero niente male. Vedete, perché vi dà anche i semi e il fertilized essence. Quindi rompo un pochino il cazzo su sta cosa. Mi piace questa punta, questa preparazione all'energia, mi piace molto. Ok, quanto ho ancora? 10 ore, devo andarci un po' piano con sta roba, eh. Togliamoci tutte le cose e andiamo a dire al nostro amico come fare l'ossidiana. Così si fa, fra. D'accordo. Ora qui, come siamo messi? 27 stack, li sta ancora utilizzando, immagino, qui sotto. Chi è che lo sta found? No, già finito? Fantastico, vediamo un po'. Dark Iron. Black Iron. Black Iron. Ma che minchia se fa, fra? La grafite non entra nel macchinario. Oh, per bacco. E vai a capire dove ho messo. L'ho messo male. L'ho messo qui. Scommettete che andava nel pulverizer? E io sono un rincoglionito? Presto furnace. Mi sa che andava nel pulverizer, boys. Pulver? Anzi, prima controlliamo. Com'era? Ah! Sì? Ah! Sì? Ah! Pulverizer. L'isothermal la craftiamo. Non so perché l'ho messo nella fornace, effettivamente è una polvere. È arrivato, magari dobbiamo velocizzare un pochino. E a sto punto lo metto qua. Bene, bene, solita cosa, crafter. Comunque c'è un sacco di gente che in ogni puntata, ogni live con i semi...
è rimasta la versione precedente dei semi in cui puoi fare le piantine che ti danno le essenze superiori. Regà, so 8 anni che lo dico, non è più così da 100 miliardi di anni, non ci stanno più i semi di essenze superiori, devi fare per forza i semi di Inferium e poi craftarli. Non puoi fare il seme che ti dà il Supremium, non esiste. Non esiste, mi spiace, voglio... che ti tengo da di? Perfetto. Perfetto, questo lo posso togliere, questo possiamo chiudere, questo sta entrando. Dobbiamo mettere un po' di velocità, di pepe e, ragazzi, pazientare. È stata dura, boys, ma alla fine della fiera abbiamo tutto quello che ci servirebbe, non lo so, che ci servirebbe. Anche perché probabilmente sbaglierò a fare qualsiasi tentativo. Oh mio Dio, ma è difficilissima sta roba, raga, fermi. Ma tu sei pazzo. Quanti sono? 3, 4, 5, 6. Dall'altra parte 3. Quindi questo è un 9x9. Allora, i flux block... Abbiamo dovuto tra l'altro usare dargli molti rinforzi, eh. Questo è un 9x9, boys. Molto bene, molto bene. Che fa Akushi. Madonna. Questa me la salvo perché a rifarla impazzisco. Al centro ci vanno i Black Iron Block. Giusto? Sì. Madonna. Oh, mano sinistra. E anche ai lati. Molto bene. La miniaturizzazione. Questo tra l'altro non si può. Fortunatamente ci serve soltanto due volte perché. Cioè, scusa, ma me la tocchi. Non ha crafting alternativi, eh. Poi abbiamo. Oh, al centro così. Così. Mi dicono che ho già sbagliato. Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Ho già sbagliato. Ma non è sbagliato, c'è un'omissione. Madonna, mamma mia, c'ha terrore. Ah, è tutto sbagliato. Brucia nel fuoco. Madonnina frigorifera, ragazzi. Cazzo, pensa, siete giovani. Pensa quando invecchiate che cazzo diventate. Cioè, scusa, fra. Ma che cazzo. Ah, Marcus, rifai tutto. Ma va a piangere il culo. Allora, scusate, abbiamo questa stella, credo. Fuori dal mio giardino. Non so se qui devo metterla, perché non si capisce il cazzo, è piccolo così, ma poteva essere un po' più grande sto ciccio. E poi abbiamo due di questi, che secondo me stanno qui. Poi capito, non ti dicono dove hai sbagliato, solo che... Ah, è un errore imperdonabile! Bene. Così, invece? Ho fatto bene, eh? Comunque certo che poteva usare un altro colore, cioè un altro blocco, questo pezzo di fango. Uguale. Uguale. Fai gli screen e ferma il crafting. Buon suggerimento. 3, 4, 4, altre 4 volte così, raga. Mio. Sto facendo tutto questo soltanto per avere il coso. Dammi la Wanda. Tra l'altro, perché non faccio la Wanda? Dove farlo? 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non solo per voi, lo faccio per il range infinito. Questo, molto bene. Sì, spero di aver fatto tutto giusto. Poi chiederemo al controllo qualità. Credo sia uguale, più piccolo, sembrerebbe essere sotto ripetuto, ma poi col ferro, là, visto che io sono un pigrone, ma che dico pigro, io sono quasi un P. Prendiamo un copy,
facciamo così. Copite. Vediamo se posso farlo. Molto bene. Allora. Ah, lui deve stare su una superficie, se no proprio non gli piace, eh. Che pezzo di... Ok, allora, abbiamo fatto così. But ci sono delle differenze, mi dice la chat. I miei personalissimi interior design. Abbiamo una coccomella di... No, ma è tutto nero dentro, raga. È tutto nero. È tutto blacks. E se non ho visto mala, riguardo perché ce vedo. È l'età, raga, sono vecchio. Questa cosa diventa così. Ora chiedo ai miei consiglieri. Consiglieri, è giusto? È giusto? È giusto o sbagliato? È esatto? Esatto. Infine. Pezzo di merda, questa mi uccide. Si può fare di meglio? Come si può fare di meglio? Scusa. Così, sto improvvisando, ve lo giuro. Non ho proprio ben visto, non me lo ricordo neanche. Sono 13, eh. Così. Ci sono. È lei, regà. Questa poi la rifacciamo noi in privato. Facciamo che aggiungo questo. Perfetto. Tolgo questo. Sembra quasi giusto, dice la chat. È giunto il momento di... Porca troia, sta tutto qua. Prendere un fluxino. Va bene, facciamo un pochino. E detonare. Comunque è bella la forma, eh. 3, 2, 1... Mo non me l'ha copiato. Ti prego. Molto bene. E ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, boys. Ce l'abbiamo. Questa ci sarà utile. Ci sarà assolutamente utile. Ma non è questo il giorno in cui la utilizziamo per avere l'energia wireless e ricaricare il mio coso. E questo è il giorno in cui facciamo il reattore, facciamo il reactor terminal, boys. Mica bobo micio micio, a meno che io non voglia utilizzare uno strumento narrativo atto a lasciarvi con una pausa insoddisfacente nella narrazione, così che voi veniate nella prossima puntata. Che farò questo giro? Di solito non lo faccio, però, perché fare il reattore vi lascerebbe insoddisfatti. Perché non riuscirei a fare il reattore. Guarda, la chat è impazzita. Quindi, prima di avere energia, voglio avere... Ma allora sei stronzo. Ma allora dillo che sei stronzo. Cioè, sei stronzo forte. Cioè, sei un pezzo di... Mi hai fatto... Il karma. Volevi? No, raga, il karma. È giusto. Ci ho provato, ho fallito miserabilmente e quindi adesso prendiamo 28 isothermal frame. No, non erano 28, erano 27. Facciamo dentro tutto. Volevo chiudere la puntata così con un megaffinino. È un megaffino e cliffhanger, non mi ricordo mai. 341 di grafite. Ce l'abbiamo 341 di grafite? Sì, ce l'abbiamo. Mamma mia. Mamma Mao. Mamma tua. Mamma sua. Poi ci abbiamo Fluxbox 21, Black Concrete. Come? Thank you, fantastico. La Black Concrete spero davvero non richieda una Minecraft. Che brutti sti crafting.
Che brutti. Non sputare nel piatto dove mangi, Marcus. Ma vai a fare... Quando... Oddio. Ah! Quanta me ne voleva? Quanta me ne serviva? 15. Oh, che culo. Oh, che culo, fermi. Userò il metodo vanilla, eh? So che a voi piace, quindi userò il metodo vanilla. Eccolo qua. Che era così? No, è così? Sì, così. Si deve bagnare il blocco, perché è un metodo molto interessante questo. Siano ringraziate le mod che mettono altri metodi alternativamente. Quello di dropparli è moddato, ma sei serio? Vabbè, qua non c'ho parole, sto zitto, perché sono, c'ho solo offese. Altri 7 di Black Iron. Quindi altri 3, che sono le cose che piacciono a me. E ci siamo, il copper block. Due blocchi. Boys, Abemus, tutto quanto. Andiamo a dormire perché sennò becco il fottuto fantasma che abbiamo capito è un aggiornamento di Halloween. Paura. Molta paura. E let's go. Let's go. Reactor terminal. È una bomba atomica 9x9 secondo me. Oh, è vuoto dentro. Oh, è vuoto dentro. È come il cornetto al nord. Vuoto. Ma come vuoto? Cioè, nel senso, cioè, perché dici vuoto? Capito? No, cioè, boh, nel senso, ecco. Facciamo un altro copy. Un copy copy. In realtà questo qui, se è come la versione vecchia, posso premere R? No? Ok. Non posso premere R. Dicevo, se è come la versione vecchia, possiamo fare... Lo possiamo fare grosso, grosso, grosso. Grosso tipo ai vecchi tempi, tipo la Project Zone 64. Il corretto al nord è vuoto anche quando prendi farcito. No, 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 io era sul discorso del... Non se non fosse buono, è del perché lo chiamano vuoto. Allora, abbiamo tutto un circondario fantastico con una cosa di nero qui. Ma mo, nero quale, scusami. Ma io come... Ah! Ma come fai a capire? Come fai, bella bionda? Qualcuno ha delle idee? Perché a parer mio, miei cari ragazzi, questo è... Boh. Black Concrete. Credo. Non lo so. No, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse... Quella al centro è più black? Eh? Oddio, ho sbagliato la posizione. Perdonami, padre, perché ho peccato. Il black è per lo schermo, ok, mai convinto, quindi questo è il flux, credo, non lo so, può essere, tanto se ne accorgiamo, sono contati. Bene, bene, cioè bene vuol dire male. Uno liscio, giusto? Sì. Porca troia, regalo, ma che è sta roba? Un altro liscio con i cosi neri e al centro gli isothermal. Ma che ha fatto? Ma che ha fatto questo? Per questo ho droppato il pack, dai, sei parole molto dure. Mi sa che vicino agli arancioni, se subito sopra hai sbagliato, lo sblocchi. Mi piace perché l'esposizione è più che chiara. A me sembrano... Ah, dite che sono sti set di Black Iron!
Sono sti 7 di Black Iron, raga. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravi. Cioè, la Shifty che non è per niente inquietante. Ciao, amore mio. Posso venire qua? Puoi venire qui? D'accordo. Certo che ti voglio. Vieni, stiamo registrando però. Vieni, che ci racconti? Beh, notevole. Ha incrementato le sue capacità. Bene, bene. Allora, continuiamo la nostra... Come potete vedere, il contributo di Sofia è sempre fondamentale. Io continuerei a tirarlo su qui, raga. Perché poi dobbiamo decidere quanto è alto questo. Secondo me è alto così. Comunque ci assomigliano sti blocchi. Si è impegnato il tizio, eh. È alto 2? Non sarà mai alto 2. Non capisco un cazzo. C'ha 1, 2, questo è 2. No, è alto 3. È de più, raga. È de più. Vediamo. Questo lo chiudo. Qui in mezzo dovrebbero starci questi. Raga, sono perfetti. Guardalo, è lui proprio. È lui. E adesso se tutto va bene... Sono finiti. Ragazzi, niente cliffhanger, mi dispiace, vi beccate. Il reattorone. Ah, che meraviglia. Sì, lo so, non l'ho copiato, non fa niente, non metterò questo qui maxato a 64 e non ci servirà mai più. Ora. Questa mod nuova va studiata per vedere quanto ci dà, se è davvero identica a quell'altra oppure no. Quindi, Bigger Reactor. Anzi, forse Bigger Reactor, perfetto. Facciamo dei graphite block, non dei graphite block, facciamo dei reactor casing. Così. Mi sembra molto simile. Ho già fatto questi, mi ero sbagliato nel crafting. Ne facciamo un'altra... Non è vero, non ne faccio più. Facciamo le rod, facciamo le control rod, sto facendo tutto a caso, eh. E andiamo a fare la versione piccina picciò, giusto per dare un'occhiata, perché sono un tipo molto curioso. Facciamo un 5x5? Molto bene. Sì, so, avevo il dubbio che questo fosse il vetro della mod, mi sembra proprio lo sia. Chiudiamo. Ah, i control rod, quindi immagino che dobbiamo fare cos'ha. Ci mettiamo il coso di fuel. Lui non ha l'inventario? Ah, non ha la GUI questo. Brutto come il peccato sto vetro. Non posso che concordare. È un rebondo. Sempre meglio di quello vanilla. 3, 2, 1... Ta-da! Manca il reactor coolant manifold. Brutto manifold. No, aspetta. Non è vetro. In questo caso... Sarà un coso da mettere dentro. Per fortuna non è vetro. Ok. Invalid block, invisible light. Grazie per il momento, Naples. Regà, c'è un problema con la feral lamp. Oh no. Dentro lui vede un blocco di luce. Ah, no, ma... Boh, vai a capire qual è. Feral, perché mi metti la cazzo di luce dentro al fottuto reattore nucleare? Non c'è, fra, non c'è più. Eccolo. Signori, abbiamo il reattorone nucleare. Non ho idea di quanto produce, non ho idea se esplode. Lasciamo però i calcoli alla prossima puntata e andiamo a vedere...
Bigger, Coolant Port, Computer Port, Access Port. No, Access è quella. Ah! Qual è? Coolant? Ten Coolant? Kit Ten Coolant? No, questo è per qualche cosa che deve tirare fuori il tizio. Come si chiama il coso per introdurre? Ah, eccolo, Reactor Glass, raga. Scusatemi. Si chiamerà... Access, probabilmente. Mi dicono il tap. Vediamo se c'è il tap. C'è il tap. Però è la redstone tap, raga. Questa è per tirar fuori. Vabbè, proviamole tutte. Una andrà bene, no? Dicono che forse il vetro adesso si sistema. Non credo, sai? Vabbè, sti cazzi. Access, power e coolant. Non hanno l'inventario, semplicemente, raga, fermi. No, il fantasma per adesso no, non hanno l'inventario. Quindi io metto così questo, lui entra dentro. Signori, stiamo producendo. Online! Non ho idea... Dai che esplode? Ah, il col coolant, lui crede? Crede di, no, di essere un... come si dice? Uno di quelli che produce steam. Eccolo qui, adesso produce RF. Vedete? Vediamo un po'. Sarebbe bello che tu mi dicessi... Dove lo dice? Eccolo, un K2. 1.2. Ok, regà. La base... Senza nessuna tap in più. Noi quanto uranio abbiamo? Uranio. Cioè abbiamo 14.000. Ma non dovete preoccuparvi perché possiamo fare i semi. Devo essere sincero. Non è male male. Ora dobbiamo studiare quanto lo possiamo fare grande. Quanto lo possiamo fare fitto. Dentro. Ok. Adesso c'ha l'inventario e tutto quanto. Se esplode o no. E se quanto farlo grande. Soprattutto dove metterlo. Suggerimenti volentieri nei commenti, boys, perché forse dietro? Oh, davvero. Signori, io vi salustro perché questa puntata è durata davvero davvero molto tanto, che credo non sia italiano. Spero che vi sia piaciuta. Tra l'altro sto scorgendo solo adesso che nel cielo c'è Armara. Bellissima sta cosa, davvero. E come far arrivare la corrente se lo facciamo lontano? Per adesso faremo un cavone di quelli marci, dopodiché dovremo sbloccare finalmente la Mechanism per avere il controller, la Flux Controller. Noi faremo un altro Flux Controller per i nostri cacchi. Spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo presto.